arrivato Lupi, ci sono soldi previsti per una grande opera inutile come l'Expo di Milano. Noi diciamo che queste risorse, come dimostrano i fatti dell'Expo di Milano, come dimostra il giro di tangenti e appalti truccati, diciamo che queste risorse non devono servire a fare la fortuna di chi nella crisi continua ad accumulare profitto, ma devono servire a risolvere i veri problemi di chi la crisi la subisce. Ieri, 16 maggio, a 6 mesi dalla grande manifestazione Fiume in Piena di Napoli, dove 100.000 persone sono scese in piazza per dire basta alla devastazione ambientale, al danno alla salute che è stato imposto ad un'intera regione. Ieri un appello lanciato dai comitati campani ha ricevuto risposta da altri territori in giro per l'Italia, nel Lazio e in Abruzzo, dove per anni 700.000 persone hanno bevuto l'acqua contaminata dell'Abruzzo, dove le analisi falsificate dicevano che quell'acqua era potabile, nel Lazio dove dopo la fine del sistema Cerroni, che ci ha detto che i veri criminali era chi gestiva i rifiuti nel Lazio, è accaduto che quegli impianti di gestione dei rifiuti sono ancora utilizzati dal Comune di Roma per la gestione dei rifiuti, e quindi restituiamo al mittente le accuse di terrorismo rivolte ai compagni Notav, come è accaduto che la Cassazione ha fatto decadere quelle accuse, e due compagni di Albano invece sono ancora in regime di sicurezza perché hanno danneggiato il cantiere dell'inceneritore di Albano, che però adesso è un progetto ritirato. Oggi siamo in piazza per dire che la terra dei fuochi non è solo la Campania, la terra dei fuochi si estende dal nord al sud del nostro paese, e la terra dei fuochi brucia ancora, questa terra dei fuochi, ma brucia di rabbia.